inviterei sul tavolo del relatore la dottoressa Vellucci, come già stato detto, soggetto che viene sempre compulsato e disponibile per l'associazione, per tutti i medici di bordo e di riferimento in interfaccia tra l'associazione dei medici, i medici e il Ministero della Salute. Prego, grazie, dottoressa. Grazie colleghi. Va bene, io cambio prospettiva. Posizione. E soprattutto posizione. Vi parlo di un argomento, preferisco parlare da qui, se non vi dispiace, anche perché non sono alta e prestante come il collega tedesco, io sono un po' piccolina. E vi parlo nella mia altra veste, cioè quella di responsabile dell'ufficio di coordinamento degli uffici di sanità marittima e di frontiera nella Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, che è anche focal point per il regolamento sanitario internazionale. Di questo argomento abbiamo già parlato alcuni anni fa, credo 2 anni fa, sempre grazie ai vertici di questa associazione che ci ha gentilmente invitato a presentare, quindi non ripeto, cerco di attualizzare anche la presentazione, spiegando però innanzitutto che cos'è il regolamento sanitario internazionale, come si applica, che strumenti e che potenzialità ci offre, e facendo anche riferimento ad alcuni recenti episodi già citati dal collega dottor Zappa, cioè la situazione Ebola, che più che sul settore marittimo ha inciso molto sul settore aereo, ma anche su quello marittimo, e soprattutto che cosa può succedere quando a bordo di una nave da crociera che porta a bordo tra passeggeri e equipaggio migliaia di persone che provengono dai più disparati paesi del mondo, si manifesta un'epidemia di malattia infettiva, malattia prevenibile con vaccino, malattia che in alcune parti del mondo è stata eliminata, per cui un solo caso di importazione potrebbe essere il punto di partenza di una nuova epidemia, di un ristabilirsi dell'infezione, ed è questo il motivo per cui si può anche arrivare al divieto di approdo, divieto di sbarco di navi e di persone, qualora abbiano il caso di morbillo, come una volta avveniva per il vaiolo. Credo che tutti noi ci ricordiamo, insomma siamo di una certa generazione, ci ricordiamo che il vaiolo in fin dei conti è stato eradicato nel 1977, ma il solo pensiero, il solo sospetto che ci potesse essere un caso sospetto di vaiolo a bordo negli anni 70, scusate, il solo, allora mi sposto dall'altra parte, mi date vicino così va bene. Il solo sospetto che ci potesse essere un caso di questa malattia a bordo della nave innescava delle misure drastiche di sanità pubblica, in un momento in cui tra l'altro ancora si continuava a praticare la vaccinazione antivaiolosa. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un argomento che si chiama profilassi internazionale. Profilassi internazionale, come potete vedere dalla definizione che è estratta da un accordo Stato-Regioni, quindi è un accordo che vincola sia lo Stato che le Regioni alla sua applicazione, che discende dal decreto legislativo 229 del 1999, è un insieme di attività anche a contenuto tecnico messe in atto su persone, su mezzi di trasporto, su merci che attraversano il confine nazionale, per assicurare la tutela della salute pubblica del singolo, ma soprattutto la salvaguardia della salute pubblica, anche legata a problemi emergenti, per esempio fenomeni migratori. Questa è una definizione del 2000, vedete come è ancora attuale e cogente adesso. E chi in Italia mette in atto le misure di profilassi internazionale, secondo questo accordo Stato-Regioni, è il Ministero della Salute, in quanto la profilassi internazionale è rimasta una competenza esclusiva dello Stato, su cui le Regioni non hanno legislazione concorrente. E il Ministero della Salute la esercita attraverso i suoi posti di ispezione frontaliera veterinari per quanto riguarda le misure nei confronti di animali vivi e prodotti animali, e attraverso gli uffici di sanità marittima e di frontiera per quanto riguarda i controlli sulle persone, sui mezzi di trasporto, sugli alimenti di origine non animale e su altre merci che possono avere un profilo di rischio sanitario. Quali sono gli strumenti per mettere in atto le misure per la profilassi internazionale? Ci sono sia norme nazionali, però lo strumento a livello internazionale è rappresentato dal regolamento sanitario internazionale. Fondamentalmente il regolamento è un meccanismo
per la condivisione di informazioni epidemiologiche sulla diffusione delle malattie infettive attraverso le frontiere, ma soprattutto contiene le indicazioni di misure di sanità pubblica atte a prevenire e controllare questa diffusione. Lo scopo del regolamento sanitario internazionale, che è stato stressato e puntualizzato nella versione attuale, quella che è entrata in vigore il 15 giugno del 2007, è di assicurare la massima sicurezza possibile contro la diffusione internazionale delle malattie infettive e di altri rischi per la salute, ma allo stesso tempo con la minima interferenza con il commercio e con i viaggi internazionali. Perché è stato stressato questo punto? Perché il timore di conseguenze sui commerci, sul traffico internazionale, sul turismo, potrebbe portare da parte di un paese, di un territorio che ha un problema sanitario, ad essere poco trasparente, a non comunicare questo rischio, a ritardare quindi conseguentemente la messa in atto di misure atte a contenerlo e quindi favorire ulteriormente la diffusione internazionale di questo rischio. Perché stiamo usando un regolamento sanitario internazionale? Perché viviamo in un mondo che nel giro degli ultimi 50 anni ha subito delle profonde evoluzioni e siamo in un'epoca di globalizzazione, che significa che se ho un problema nel Guangdong, se ho l'emergenza di un nuovo ceppo influenzale nel Guangdong oppure di un nuovo virus come il SARS coronavirus, nel giro di poche ore il problema mi si può riproporre in un altro paese del mondo, anche dall'altra parte del mondo, grazie alla velocità con cui avvengono gli spostamenti di persone e di beni e di mezzi di trasporto, velocità che era assolutamente inusitata soltanto alla fine dell'ultima guerra mondiale, per esempio. E quindi abbiamo bisogno di avere codici concordati di condotta che proteggono contro la diffusione di rischi seri per la salute e permettono di prevenire, proteggere, controllare e fornire risposta alla diffusione internazionale delle malattie infettive, evitando allo stesso tempo, di nuovo questo è stressato nel regolamento sanitario internazionale, proprio un articolo del regolamento, l'uso di restrizioni non necessarie o eccessive ai movimenti e al commercio internazionale. Questa è la situazione con cui ci confrontiamo dalla fine degli anni 70 ad oggi. Alla fine degli anni 70 una persona molto importante, che era il General Surgeon degli Stati Uniti d'America, quindi la massima esponente della sanità pubblica, ha detto che le malattie infettive si potevano considerare un capitolo chiuso, perché gli antibiotici funzionavano, perché c'era una grossa percezione e una grossa fiducia nelle misure di sanità pubblica. Pensiamo a quanto si aderiva ai programmi di vaccinazione, perché si avevano avuto questi risultati così importanti. Beh, sono passati poco meno di 5 anni, dopodiché si è scoperto che le cose non erano così ottimiste, a parte che proprio nel 1981 è stato scoperto, identificato per la prima volta, o meglio portata all'evidenza, perché casi di infezione retrospettivamente sono stati identificati anche in anni precedenti, l'HIV-AIDS, con le conseguenze che poi ha avuto a livello globale. Ma nell'arco di pochi anni si è visto che sono molte le malattie che sono emerse, perché si sono cambiati gli stili di vita, perché c'è un diverso uso del territorio, perché si va a interagire con habitat in cui l'uomo non penetrava e quindi si è esposti a vettori di malattie infettive con cui precedentemente non c'erano contatti. Questo è quello che è accaduto per esempio con Ebola, perché sono stati interrotti i programmi di vaccinazione, perché l'uso non appropriato degli antibiotici ha portato all'emergenza di ceppi resistenti, per cui anche un banale stafilococco può essere la causa di migliaia e migliaia di decessi, come ha dimostrato recentemente uno studio nel Regno Unito, ma come dati che sono ben conosciuti, ben noti da diverso tempo e che però periodicamente hanno un'audience maggiore.
Altro aspetto che ci fa vedere come dobbiamo confrontarci con dei codici di comportamento che permettono, rispettando e facilitando anche il movimento delle persone e delle merci, allo stesso tempo avere degli strumenti per prevenire la diffusione di malattie infettive. Il traffico crocieristico a livello globale del Mediterraneo è qualcosa che, nonostante crisi economiche e politiche, continua a non conoscere, fortunatamente direi anche, soste. Così come è aumentato il movimento dei viaggi per solo scopo di turismo con l'uso del mezzo aereo, forse ancora di più. Così come è aumentato il traffico delle merci, solo che in quel momento, con le navi mercantili si muove un minor numero di persone, ma comunque si possono spostare dei rischi per la salute da una parte all'altra del mondo, e anche qui è una tendenza che non conosce soste, non conosce interruzioni. Perché noi possiamo usare il regolamento sanitario internazionale? Le basi legali sono nella stessa Costituzione della OMS, che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'Italia ha sottoscritto aderendo a questa organizzazione già dal 1948. Quindi l'Assemblea Mondiale della Sanità può adottare regolamenti concernenti richieste sanitarie o quarantenarie o altre procedure che sono studiate allo scopo di prevenire la diffusione internazionale di malattie, e questi regolamenti sono immediatamente applicabili, trascorso un debito periodo per la comunicazione agli Stati membri e per la eventuale presentazione di riserve ad obiezioni, senza bisogno di leggi di ratifica o di adozione. Questo è il motivo per cui, pur senza una legge, dal 15 giugno del 2007 in Italia, così come in altri paesi del mondo, stiamo applicando il regolamento sanitario internazionale del 2005. Sorvolo su come era strutturato il precedente regolamento sanitario internazionale e come è strutturato nel dettaglio questo. La cosa che bisogna considerare è che il precedente regolamento sanitario era stato adottato in un periodo in cui le persone, se si spostavano prevalentemente o per nave, se dovevano affrontare un lungo viaggio internazionale, o col treno. Lo strumento non è più adatto ad un'epoca in cui le persone invece usano prevalentemente, a meno che appunto non intraprendono un viaggio per puro scopo di porto, si spostano prevalentemente con l'aereo. E non solo, il regolamento precedente era praticamente ritagliato su 4 malattie, che poi sono diventate 3 dopo l'eradicazione del vaiolo, cioè il colera, la peste e la febbre gialla, malattie che erano conosciute dagli albori della storia, di cui si conosceva il periodo di incubazione, modalità di prevenzione, a volte erano anche disponibili dei mezzi di prevenzione vaccinale, non sempre efficacissimi, però comunque erano a disposizione. Il nuovo regolamento invece è allargato a tutti gli eventi che possono rappresentare un rischio, avere una rilevanza per la sanità pubblica internazionale, e quindi non soltanto a queste malattie infettive, proprio perché la figura che vi ho fatto vedere prima, il fatto che possa emergere una malattia di cui non si conosceva nulla fino a che non sono stati individuati il primo caso, fa sì che si debba avere uno strumento flessibile e che possa permettere di adottare delle misure anche di tipo temporaneo per poter controllare questo rischio. L'altro punto rilevante è stata la definizione, la formalizzazione della necessità di avere dei focal point nazionali, cioè degli uffici, delle strutture che siano pronte per la comunicazione bilaterale, quindi dallo Stato membro all'OMS e viceversa, per notificare e informare su eventi rilevanti per la salute pubblica. Sono state definite anche le cosiddette capacità essenziali, cioè che cosa deve avere uno Stato membro per poter dire di essere in grado di applicare questo strumento. Capacità essenziali che sono di sorveglianza e individuazione e comunicazione all'interno del territorio, capacità essenziali in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, cioè i punti attraverso cui avviene il traffico internazionale di persone, mezzi e cose.
Le misure non sono più definite come nel precedente regolamento sanitario, in cui si prescriveva, per esempio, per il colera veniva considerata indenne una nave in cui non c'erano stati dei casi sospetti di questa malattia nell'arco temporale di 6 giorni. Il certificato di vaccinazione, per quanto la vaccinazione contro il colera non fosse efficacissima, veniva considerato valida a partire dal 6° giorno dalla somministrazione del vaccino. Stessa cosa per la febbre gialla. Qui stiamo parlando di uno strumento che deve applicarsi a delle situazioni che possono essere del tutto ignote, oppure, se anche note, come nel caso per esempio di Ebola, possono manifestarsi sotto forme, con delle modalità e con delle dimensioni che non avevano precedenza. E chi definisce le misure raccomandate? Dei comitati che assistono il direttore generale dell'OMS, appunto, sia nella definizione dello stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, sia nell'adozione delle raccomandazioni, delle misure raccomandate per contenerlo. Perché il regolamento sanitario internazionale, come vi dicevo, è applicabile a tutte le emergenze sanitarie, anche se ovviamente è lo strumento principe per le emergenze di natura biologica, e è lo strumento sussidiario per emergenze, per esempio, di tipo radionucleare o di tipo chimico, nel cui va a supportare l'azione di altre agenzie, quali l'Organizzazione Internazionale dell'Energia Atomica, l'Organizzazione delle Epizoozie e così via. Come vi dicevo, definisce il regolamento sanitario internazionale le capacità essenziali di sorveglianza e risposta. È chiaro che nel momento in cui è entrato in vigore il regolamento sanitario internazionale c'era ben chiara la consapevolezza che non tutti gli stati erano già in grado, come dire, di avere queste capacità essenziali, motivo per cui è stato dato un certo numero di anni, stiamo parlando di 12 anni complessivamente, per poter portare le proprie capacità a livello adeguato a quello che è previsto dal regolamento sanitario internazionale. E la sorveglianza e risposta, uno Stato membro, un sistema sanitario deve essere in grado di individuare in tempi ragionevoli una situazione che può determinare un rischio per la salute pubblica e deve comunicarlo immediatamente. Chiaramente il regolamento sanitario internazionale, dovendosi applicare a situazioni quanto mai variegate, non definisce come si raggiunge, ma definisce quello che è necessario raggiungere, e soprattutto si applica a 3 livelli, il livello di comunità locale, il livello intermedio e il livello nazionale. Per quanto riguarda invece la parte che ci interessa forse di più, i porti, aeroporti e i punti di confine, anche qui sono stati definiti dei requisiti essenziali che devono avere questi punti così importanti per effettuare un controllo sulla diffusione internazionale di malattie infettive, e che devono essere delle capacità essenziali presenti sia in situazioni ordinarie di routine, ma soprattutto devono essere presenti e attivabili in caso di emergenza di sanità pubblica. Vado avanti rapidamente sulla parte relativa all'informazione e alla risposta sanitaria, che poi prelude anche ad altri aspetti. Abbiamo detto che l'ambito del regolamento sanitario del 2005 è allargato, non è più limitato soltanto a alcune malattie infettive, e prevede che ci siano dei focal point che comunicano rapidamente l'evidenza possibili rischi per la salute all'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiornandoli poi continuamente sull'evoluzione dell'evento e sulle misure sanitarie adottate per contenerlo, per controllarlo. E così come è previsto che ci sia costantemente una condivisione dell'informazione durante questi eventi insoliti e inaspettati. Un'altra novità fondamentale rispetto al precedente regolamento e alla precedente strutturazione è che l'OMS può tenere in considerazione anche altri rapporti, cioè informazioni che vengono da fonti non ufficiali, come per esempio agenzie di stampa, notizie comparse su internet, eccetera, e a quel punto, nel caso sia sfuggito o lo Stato membro non abbia avuto la capacità di segnalare, di individuare tempestivamente, però può chiedere una verifica allo Stato membro interessato della veridicità e della sostanzialità, della solidità di questi rapporti. Quando queste informazioni sono state ricevute, comunicate e validate, vengono diffuse, prima ancora che sui siti aperti dell'OMS, su un sito riservato per i focal point nazionali, in cui molto spesso, non sempre, ci piacerebbe che fosse così, molto spesso compaiono le prime e più
le prime notizie sull'emergenza di un rischio per la salute pubblica. La diapositiva è un pochino sfocata, però per esempio qui c'è un report su un'epidemia di meningite meningococcica in Nigeria, e con una valutazione della situazione. La meningite meningococcica in Nigeria non è certo una cosa insolita, perché la Nigeria si trova nella cosiddetta fascia della meningite, cioè quella parte dell'area subsahariana in cui periodicamente ogni anno ci sono delle epidemie di malattia meningococcica. Però in questo caso la cosa particolare è che ha colpito non solo centri abitati di una certa importanza, ma ha colpito la capitale, ha colpito i principali porti e i luoghi dove ci sono i principali aeroporti, e quindi era presente un grosso rischio di diffusione internazionale. Ma sempre su questo Event Information Site, per esempio, sono comparse le informazioni sulla malattia da virus Ebola, così come compaiono le informazioni sulle casi di MERS coronavirus, così come compaiono tutte le informazioni di eventi che possono essere sicuramente un rischio per la salute pubblica a livello internazionale, che se non adeguatamente contenuti possono poi determinare una emergenza di salute pubblica a livello internazionale. Vi faccio vedere gli eventi che sono stati segnalati dall'Italia in accordo con il Regolamento Sanitario Internazionale. Sono soltanto 3, però poi in realtà sono state diverse le attivazioni che il Focal Point ha ricevuto in relazione all'applicazione del regolamento. Come vedete, nell'estate del 2007 è stata segnalata un'epidemia da virus chikungunya. Il virus chikungunya è un virus che non era mai stato presente a livello di trasmissione autoctona in Italia. L'importazione di un caso in una zona in cui erano presenti i vettori Aedes albopictus in grande quantità ha innescato una trasmissione di comunità, che fortunatamente però è stata controllata grazie alle misure molto drastiche di sanità pubblica a livello ambientale che sono state attuate. Altro esempio di evento che poteva avere una diffusione a livello internazionale, un'epidemia di legionellosi in un resort turistico in cui erano presenti cittadini che provenivano da tutta Europa. Quindi la legionellosi non è un evento insolito, non è neanche una malattia a livello individuale, è sicuramente una malattia che può essere molto grave, ma il fatto che potesse poi diffondersi in più stati membri ha fatto sì che questo evento venisse segnalato, così come è stato segnalato il caso importato di infezione da coronavirus del Mediterraneo. Ma non necessariamente un evento di sanità pubblica si traduce poi in un'emergenza di sanità pubblica a livello internazionale, e finora, dall'entrata in vigore del Regolamento Sanitario Internazionale, solo 3 volte l'OMS è arrivata alla decisione di definire l'evento, cioè di dichiarare un'emergenza di sanità pubblica di livello internazionale. La prima volta è stata in relazione alla pandemia da virus influenzale H1N1 variante, pandemia di una forma influenzale poi che si è scoperta non essere così grave e così severa, ma comunque a tutti gli effetti ha avuto una diffusione molto rapida, la diffusione internazionale di poliovirus selvaggio e poi la malattia da virus Ebola in Africa occidentale. Che cosa è la differenza tra l'emergenza di sanità pubblica e l'evento rilevante per la sanità pubblica? È che un'emergenza di sanità pubblica richiede necessariamente l'adozione di misure coordinate a livello internazionale sulla base di raccomandazioni temporanee, cioè misure che sono definite specificamente per contrastare quell'evento. Le raccomandazioni temporanee, come dicevo, sono emanate dal direttore generale dell'OMS, possono durare 3 mesi e decadere immediatamente se l'evento dimostra di essere controllato, ma possono invece anche essere ripetute, reiterate e confermate di 3 mesi e 3 mesi se, come nel caso dell'epidemia da virus Ebola, la situazione continua a richiedere l'adozione di queste misure coordinate a livello internazionale. L'ultima conferma delle raccomandazioni temporanee è della settimana scorsa, del 10 aprile 2015, e sono, come potete vedere, delle misure che sono diverse a seconda che si applichino, si debbano applicare negli stati che hanno una trasmissione intensa della malattia, che erano Guinea,
Liberia e Sierra Leone. Attualmente l'epidemia sembra anche in questi paesi essere ricondotta ad un buon controllo. Misure che sono applicate agli stati confinanti, misure che sono applicabili da parte di tutti gli stati. E quindi veniamo a come noi abbiamo recepito, in qualche caso anche anticipato, le raccomandazioni dell'OMS, non perché siamo particolarmente bravi, ma perché comunque era, come dire, evidente che questa malattia, avendo poi colpito delle dei paesi con una grandissima densità di popolazione e avendo colpito la capitale, poteva poi avere questo potenziale per la diffusione internazionale. Fin dall'aprile del 2015 sono state emanate delle circolari per il rafforzamento della sorveglianza nei punti di ingresso internazionali, quindi principalmente aeroporti e porti. La rapidità dei viaggi per via aerea ha fatto sì che fosse data una particolare enfasi alle misure necessarie nell'ambito degli aeroporti, ma anche per quanto riguarda i porti è stato stabilito, per esempio, che non si rilasciasse più la libera pratica sanitaria senza l'accesso a bordo alle navi che, anche se avevano già toccato altri scali nazionali o comunitari, provenivano da meno di 21 giorni da uno dei paesi, dei porti degli stati affetti. Perché noi sappiamo che la dichiarazione marittima di sanità è una di quelle formalità previste dal regolamento sanitario internazionale, previste anche dalla nostra normativa e che definisce, stabilisce questa normativa che prima dell'arrivo in porto il capitano debba accertare lo stato di salute di equipaggio e passeggeri, firmare o far controfirmare dal medico di bordo, se presente, la dichiarazione marittima di sanità e consegnarla o prima dell'arrivo o dopo l'arrivo a seconda delle disposizioni dello stato parte. Nel nostro caso il DPR, il regolamento del 4 aprile del 2001, prevede che ai fini rilascio della richiesta di libera pratica venga anticipata una sorta di sintesi della dichiarazione marittima di sanità con gli elementi essenziali, ma poi una volta che la nave sia arrivata in porto e sia stata effettivamente messa in libera pratica deve essere consegnata la dichiarazione marittima sanitaria completa. Sì, sto arrivando alle conclusioni. E la circolare che noi abbiamo emanato nell'aprile del 2015 di fatto ha in parte revocato una disposizione, una facilitazione che era sempre stata riconosciuta alle navi che provenivano da altri porti comunitari, cioè la possibilità di non richiedere la dichiarazione marittima di sanità a tutte le navi che provengono dai porti nazionali o comunitari. In questo caso, per motivi di prudenza, sono state superate queste facilitazioni perché, come potete vedere, anche se è possibile che si faccia scali in altri porti nazionali o comunitari, dai paesi affetti sono sufficienti poco più di 10 giorni per poter arrivare nei porti italiani. Altre misure che sono state emanate in relazione all'epidemia da virus Ebola per quanto riguarda i viaggi internazionali e la presenza dei nostri connazionali all'estero sono consistite nella, innanzitutto, un'indicazione e raccomandazione per il differimento di viaggi non essenziali per l'area affetta, però molte persone si sono spostate proprio per spirito di collaborazione e perché facenti parte di organizzazioni di volontariato, organizzazioni umanitarie, quindi per prestare la loro opera nelle paesi colpiti. In questo caso per gli operatori dell'ONG è stato previsto e formalizzato con il Ministero degli Esteri e anche con le stesse ONG delle procedure perché gli operatori sanitari dessero preavviso del loro ritorno, compilassero una dichiarazione sanitaria attestante il livello di esposizione e il livello di rischio e poi ci fosse una valutazione al momento dell'arrivo da parte del personale degli USMAF. Questa procedura è cominciata nell'ottobre del 2014, ancora va avanti, spero ancora per poco tempo perché l'epidemia mostra dei buoni segni di controllo, sono state controllate circa 400 persone con queste modalità. Gli strumenti che noi abbiamo per seguire questi controlli all'ingresso sono questo questionario di screening e la passenger locator card che permette di avere tutti i dettagli utili per il rintraccio di un passeggero e
adesso mi avvio alla conclusione perché penso di avere abbastanza tediato, ritornando un pochino a quella che era l'origine della presentazione, cioè come si applica il regolamento sanitario internazionale al settore del trasporto marittimo e soprattutto a quel particolare settore del trasporto marittimo che sono le crociere. E vi cito due esempi particolari. Per esempio, nell'ottobre 2012, nella nave MSC Orchestra si è verificato un cluster di 4 casi di malattia meningococcica, tutti a carico di persone dell'equipaggio, nessuno fra i passeggeri è stato colpito. Ma questa cosa noi la possiamo affermare perché, avendo appunto avuto la segnalazione di questo evento, avendo avuto la comunicazione di tutti i passeggeri che erano presenti sulla nave al momento dell'evento e che erano sbarcati nei giorni immediatamente precedenti o che sarebbero sbarcati nei giorni successivi, tramite la rete dei focal point del regolamento sanitario internazionale sono state comunicate le generalità di queste persone e, nei limiti del possibile, sono state sottoposte a sorveglianza, a quantomeno informate del rischio corso. Nessun successivo caso di malattia meningococcica legata a MSC Orchestra è stato comunicato attraverso la rete dei focal point per il regolamento sanitario internazionale. L'altro esempio è stato accennato prima, quanto una malattia che magari viene considerata banale, non così importante, possa invece avere delle grosse ripercussioni sulla sanità pubblica internazionale. La regione delle Americhe è libera da morbillo da diversi anni, questo ha portato anche all'interruzione dei programmi di vaccinazione nei confronti del morbillo. Se una persona, e ce n'erano molte, è presente su una nave da crociera e ritorna in Ecuador, in Uruguay, in Cile ed è stata esposta al morbillo, può essere il punto di partenza di una nuova epidemia. E questo è il motivo per cui, con in questo evento, di nuovo la rete dei focal point per il regolamento sanitario internazionale è stata attivata, è stata utilizzata per comunicare i dati di tutte le persone che erano presenti sulla nave dal momento del primo caso, cioè dal momento del caso indice fino a 15 giorni dopo la identificazione dell'ultimo caso a bordo. E anche in questo caso, a livello estero non ci sono stati casi secondari, anche se dei casi sospetti, per esempio in croceristi francesi, erano stati segnalati ma poi sono stati derubricati, ci sono stati invece diversi casi in passeggeri italiani che hanno poi dato il via, il punto di partenza a piccole microepidemie in ambito locale, probabilmente perché l'Italia è uno di quei paesi che non ha una buona copertura nei confronti del morbillo, soprattutto per alcune classi di età, cioè le classi di età più avanzate, diciamo i trentenni, i trentacinquenni, i quarantenni. Motivo per cui l'Italia ha anche un sorvegliato speciale riguardo il morbillo dall'OMS, perché è uno dei paesi che nella regione europea ha il maggior numero di casi di questa malattia. Quindi, conclusione, sperando di non avervi tediato molto, il regolamento sanitario internazionale è un qualcosa, uno strumento che innanzitutto deve facilitare la diffusione e la comunicazione di informazioni, informazioni che non sono ovviamente fine a se stesse, ma sono necessarie per poter poi adottare delle misure di controllo, delle misure di prevenzione e far sì che quello che poteva essere un rischio contenibile e controllabile non diventi un qualcosa di molto più drammatico e con pesanti ripercussioni, anche a questo punto dal punto di vista metico-legale, per le persone che utilizzano l'industria croceristica o le persone che sono imbarcate sulle navi mercantili. Grazie.